Antonio, lei è l'unico che era presente alla linea 5 ieri notte. Cosa è successo? È successo che è scoppiato un piccolissimo incendio, un incendio iniquo che abbiamo spento tantissime volte. Di primo acchito abbiamo preso gli estintori per spegnerlo, ma questi estintori erano semivuoti. Io stesso ero davanti a mezzo metro di distanza dall'incendio, ho provato con un estintore e non si è spento. Di colpo però le fiamme si sono allargate, si sono alzate tantissimo, una cosa improvvisa. C'è stato un boato enorme, un'esplosione, e ci siamo visti, le fiamme diventavano un cavallone, come fosse un cavallone, un'onda enorme, un'onda anomala, solo che era fuoco, non era acqua. Ha preso tutti i ragazzi, io ero a una distanza di circa 2 metri da loro, 1,5 metri, non lo so, però li ha investiti tutti. E non vedevo più niente, cioè non li cercavo ma non li vedevo più, erano avvolti dalle fiamme. A un certo punto ho visto un ragazzo spuntare dalle fiamme, l'ho riconosciuto dal modo in cui camminava, ho riconosciuto che era a scuola, uno dei ragazzi infortunati. Ho provato a vedere quello che riuscivo a fare, a spegnere le fiamme di dosso con la mia maglia, quello che sono riuscito a fare. E lì in quel momento ho capito che comunque era assolutamente necessario dare l'allarme, perché sono corso nel gabbiotto, ho provato a telefonare al servizio di guardia, ma il telefono non funzionava, al che ho preso la bicicletta che avevamo all'esterno del gabbiotto, sono arrivato alla linea 4, che è la linea dietro alla nostra, e sono arrivato fin da loro, appena sono uscito che mi potevano vedere ho iniziato a gridare come un pazzo per far vedere che comunque era successo qualcosa dall'altra parte. Sono tornato di nuovo indietro, qualche ragazzo della 4 è venuto dietro me per vedere se potevamo ancora fare qualcosa. In quel mentre abbiamo visto che c'era un altro nostro collega che era riuscito ad uscire in condizioni allucinanti, mi creda, cioè era bianco, non, come fosse della carne cotta, carne bollita, veramente brutto, bruttissimo. E non l'avevo neanche riconosciuto fisicamente chi potesse essere, lo riconoscevo dalla voce che mi chiamava, diceva aiutami. Come rientra in quel reparto? No, io non rientro. No, io faccio, sono da ieri mattina non dormo, ma non riesco a chiudere gli occhi, le faccio di tutti i ragazzi. Ce l'ho prima che succedeva la cosa, ho dentro la mia testa quello che ho visto, i ragazzi che ho visto per terra. Non posso rientrare in quel reparto nel modo più assoluto, non ce la faccio.